Un porto assegnato subito dopo il primo salvataggio e sanzioni pesanti per le ONG che non rispettano le indicazioni del governo italiano. La nuova linea dell'esecutivo Meloni. Il ministro Piantedosi ci sta forzando a uscire dall'area di ricerca e soccorso il prima possibile, ma noi non lasceremo morire nessuno in mare, dichiara al TG-La7 il portavoce di CI4, Maximilian James. La nave dell'ONG tedesca a bordo 63 migranti e sui social fa sapere di non avere alcuna intenzione di spostarsi subito dalle acque SAR perché 45 migranti da 3 giorni lanciano un SOS, ma né l'Italia, tantomeno Malta, hanno avviato le operazioni di salvataggio. Speriamo di arrivare in tempo, dice l'ONG. Anche Life Support, nave di emergency, si trova ancora in acque internazionali con 70 persone a bordo. Entrambe, secondo le intenzioni del governo italiano, dovrebbero andare verso la Toscana. Se non lo facessero, se e quando entrerà in vigore la nuova legge, potrebbero incorrere in sanzioni durissime. Prima la multa, poi fermi amministrativi e infine il sequestro della nave.